E allora, buonasera, ringrazio tutti i presenti in una giornata di riflessione. Giornata di riflessione perché veniamo da uno o due giorni con il presidente della Camera Penale di Paola, due giorni di carcere. Che vuol dire due giorni di carcere? Vuol dire due giorni di vita dietro le sbarre. Stamattina con la Camera Penale, con l'associazione Nessuno Tocchi Caino, abbiamo visitato la casa circondariale di Cosenza e la sensazione che si provava non è il luogo comune, l'assenza di libertà, l'assenza, no. La sensazione che si provava era quella distanza da quel carcere voluto dal legislatore costituente. Di quel carcere, Giuseppe, avvocato Bruno, presidente, chissà cosa è rimasto di quel carcere pensato dal legislatore costituente, quella reintegrazione sociale, quel modello carcerario che doveva essere un modello. Cosa è rimasto? Io dico, nella nostra casa circondariale, che per alcuni versi noi apprezziamo ed esaltiamo per le attività che vengono svolte, siamo testimoni come Camera Penale della prima rassegna culturale in cui i detenuti hanno partecipato da attori a delle rappresentazioni teatrali fenomenali, formidabili. Ringraziamo il direttore della casa circondariale, ringraziamo il comandante della casa circondariale, il dottor Adolfo Adamo per la regia. Poi però ci sono dei momenti in cui pensi che quel carcere non sia il carcere della nostra Costituzione. Le grate occultate dal plexiglass che fa mancare l'aria, che non consente di respirare, che non consente di vedere al di là di quelle che sono le finestre, l'orizzonte della vita, la mancanza di assistenza sanitaria. Non c'è uno psicologo nella casa circondariale di Cosenza da mesi. Non mi attardo, perché sono temi che verranno trattati nel corso di questo incontro. Il tempo di salutare però l'associazione Nessuno Tocchi Caino, la presidente, l'onorevole Rita Bernardini, il segretario, Sergio, nella persona, posso dire, dell'amico Sergio D'Elia, che in questi giorni è stato molto vicino alla Camera Penale di Cosenza, nell'interscambio anche con Paola, un grande amico per creare questa sinergia bellissima. Parlo alla presenza anche dell'amico avvocato e segretario della Camera di Paola, Alessandro Gaeta, questa ritrovata sinergia tra la Camera Penale di Cosenza e la Camera Penale di Paola. Quindi un grazie veramente per farci vivere questa emozione, averci fatto vivere l'emozione di stamattina e di ieri. Passo allora subito la parola, prima di darla alla presidente dell'associazione Nessuno Tocchi Caino, al mio correlatore, veramente dopo tanto tempo a trovare Giuseppe, tanta emozione veramente, perché non solo nella trincea dei tribunali, ma poi nella trincea della vita, che è quella che è la nostra vita associativa, per cui noi crediamo che il nostro non fare ma essere avvocati vuol dire essere al servizio, e il nostro non è una professione, come diciamo, ma no, la nostra è una libera vocazione. Ed è così. Un applauso alla Camera Penale di Paola, oggi rappresentata. Grazie Roberto. Porto innanzitutto saluto il nostro presidente, l'avvocato Zicarelli, che per impegni familiari non ha potuto essere presente questo pomeriggio. Io non voglio essere ripetitivo, perché Roberto in pochi minuti ha rappresentato quello che è il dramma del carcere, le cose buone, ma il dramma del carcere, perché non dimentichiamo che le sbarre, le mura dovrebbero essere realmente l'estrema razio, e solo allorché non sia possibile in altro modo arginare il cosiddetto fenomeno delinquenziale, una persona deve restare all'interno di quelle mura.
Il carcere è una situazione complessa. Noi che lo viviamo con Roberto, che soprattutto in anni passati attraverso dei maxi processi siamo stati testimoni di momenti difficili che purtroppo ancora oggi si ritrovano e creano dei grandi disagi non solo a chi è all'interno di quegli istituti, ma anche a noi stessi, anche agli avvocati che vanno a visitare i loro assistiti e notano che cosa? Innanzitutto la grande sofferenza. La grande sofferenza perché in alcuni momenti sembra che la speranza venga meno. E l'impegno dell'associazione Nessuno Tocca Io, io spesso leggo alcuni tipi di interventi su alcuni giornali e mi rendo conto che il primo obiettivo è avere la possibilità di guardare al futuro, non annullare la speranza. E allora questo che era l'intendimento del Costituente, bisogna riportarlo in alcune leggi. Dal 75 poi la legge Gozzini, sembrava che le cose andassero per il meglio. Poi invece il problema delle stragi del 91 e del 92 e del 93 hanno fatto sì che attraverso alcuni interventi, prima della Corte Costituzionale e poi del legislatore stesso, quelli che dovevano essere gli istituti per limitare appunto le sbarre, mi piace utilizzare questo termine, insomma quello che era l'obiettivo principe poi man mano è andato sempre più decrescente fino ad arrivare ai giorni nostri. Ma qua, accanto al dramma delle cosiddette carceri ordinarie, vi è il problema del 41 bis, vi è il problema, chiedo scusa per la ripetizione, ancora più drammatico del 41 bis, che non si vede via di uscita, perché da norma eccezionale, da istituto eccezionale è diventato ormai veramente, realmente la norma ordinaria per alcuni soggetti, che nessuno discute il livello di criminalità che questi soggetti possono avere, ma uno Stato di diritto con la nostra Carta Costituzionale non può avere il regime differenziato appunto del 41 bis. Allora occorre una grande forza, le Camere Penali si sono impegnate e si impegneranno ancora di più, l'associazione Nessuno Tocchi Caino si è impegnata e si impegnerà ancora di più, ma abbiamo di fronte il legislatore, abbiamo di fronte soggetti con i quali è difficile avere una possibilità di dialogare, di comunicare quelle che sono le difficoltà di questi soggetti. Che vada bene, qui non si discute delle sentenze definitive giuste o non giuste, si tratta di discutere della possibilità di questi soggetti ai quali è precluso il livello minimo di garanzie da ogni punto di vista. E noi abbiamo fatto battaglie per portare avanti quello che succede in altri stati, Guantanamo e quant'altro, parliamo delle Americhe, non dell'America, delle Americhe parliamo, ma il 41 bis è un istituto che crea vergogna, credo, da qualsiasi punto di vista lo si può. E allora ben vengono questi interventi. Ieri a Paola, purtroppo non sono potuto essere presente per un impegno lavorativo, sono stato l'avvocato Gaeta con altri colleghi, hanno visitato questa casa circondariale e nonostante ormai la vecchiaia, l'anno di costruzione, gli anni 80 se non ricordo male, è stata inaugurata il 91, tante difficoltà, ma grazie all'impegno del direttore e del responsabile della cosa va avanti. E la meno peggio, potrei usare questo termine, ma non possiamo accontentarci, dobbiamo tutelare chiunque commetta un reato e deve spiare quel reato, ma lo deve spiare nel rispetto di quello che è la Carta Costituzionale, di quello che il legislatore dopo la Seconda Guerra Mondiale ha tentato di dare un barlume di vita e di libertà a ogni soggetto, prima indagato, poi imputato e poi condannato, detenuto. Grazie, grazie professore. Diceva bene Giuseppe quando diceva grazie all'associazione Nessuno Tocchi Caino. Quanto spirito di servizio, quanta cosa avete dentro, che cosa vi anima, anzi cosa veramente vi porta a girare tutta l'Italia intera, l'Italia della disperazione, i murati vivi, quelli che noi diciamo i murati vivi, perché poi parleremo dell'ergastolo stativo, i murati vivi, la Presidente, l'Onorevole Rita Bernardini.
Grazie davvero Presidente per, anche per questa giornata che abbiamo vissuto insieme. Ecco, io credo che dobbiamo un po' riflettere che cosa stiamo facendo insieme e dove stiamo tentando di andare con la forza delle nostre convinzioni. Io credo che insieme a Sergio ed Elisabetta, noi che abbiamo avuto la fortuna di frequentarlo giorno dopo giorno, dobbiamo un po' tutto a Marco Pannella. Dobbiamo tutto a Marco Pannella, che fin dal momento in cui fu eletto in Parlamento, stiamo parlando del lontano 1976, cominciò ad applicare l'ordinamento penitenziario del 1975, che dava questa prerogativa ai parlamentari di poter visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione. Ed è così che nel corso degli anni abbiamo cominciato ad affiancarlo in queste visite, anche come accompagnatori, fino a che abbiamo avuto noi stessi la prerogativa di poterlo fare senza preavviso, con quanto previsto dall'ordinamento penitenziario. E quindi io ricordo, durante la legislatura che va dal 2008 al 2013, potevo permettermi, senza preavviso, perché oggi noi dobbiamo chiedere l'autorizzazione per entrare in carcere, di arrivare in un istituto penitenziario il sabato sera e di chiedere di poterlo visitare. Naturalmente, non essendo abituati, rimanevano a bocca aperta, dice no, non è possibile, deve aspettare, non c'è il direttore, non c'è il comandante, si fermi qui. Non può venire domani, insomma le scuse erano tantissime, fino a che poi capivano che l'unica scelta che avevano di fronte era quella di aprirci le porte. E una cosa che ha ripetuto Marco Pannella negli ultimi anni è: non possiamo distrarci nemmeno un istante da quello che avviene nelle carceri. Quindi dicevo, che cosa stiamo facendo insieme? Intanto un elemento di conoscenza. E guardate, un conto è andare a visitare un carcere da soli, un conto è andarlo a visitare con tanti occhi che vedono non solo attraverso la lente di cosa prevedono le leggi, ma anche attraverso la propria sensibilità. Perché il carcere, secondo le regole penitenziarie europee, dovrebbe somigliare quanto più possibile a quello che c'è all'esterno. E allora, quindi c'è questo elemento di conoscenza insieme, c'è questo elemento di riflessione insieme, e quindi fare il punto della situazione, ma c'è anche, e io direi soprattutto, ma senza prescindere dalla conoscenza e dalla riflessione, il momento dell'azione, dell'intervento. Perché? Perché noi constatiamo ogni volta che andiamo a visitare un istituto penitenziario non semplicemente quelle che vengono chiamate le criticità dell'istituto, noi constatiamo le vere e proprie violazioni della legge e della legge fondamentale. Questo è quello che vediamo con i nostri occhi, perché la legge la conosciamo, e la conosciamo bene, conosciamo l'ordinamento penitenziario, il regolamento di attuazione del 2000, e quindi sappiamo che cosa non debbono fare gli istituti penitenziari, chi li governa, e che cosa invece dovrebbero fare secondo Costituzione, cioè quel percorso per accompagnare la persona condannata definitivamente al reinserimento futuro nella società. Purtroppo tutto questo non avviene per una serie di problemi. E guardate, io innanzitutto voglio dire, non perché non ci sono i soldi,
quindi dice non ci sono le risorse e quindi dobbiamo accontentarci di quello che abbiamo. No, le risorse ci sono, sono tante e ci sono enormi stanziamenti sugli istituti penitenziari. La situazione attuale, per esempio del sovraffollamento che vede 10.000 detenuti in più rispetto a quanti potrebbero ospitare i nostri 189 istituti penitenziari, la situazione attuale è di 58.600 detenuti a fronte di una possibilità concreta, perché poi non vengono mai considerati i posti inagibili, di circa 48.000 posti, quindi 10.000 detenuti in più. Ma la situazione drammatica delle carceri quindi non dipende dagli scarsi stanziamenti, dipende moltissimo dal tipo di leggi che sono state varate, perché diciamo le istituzioni del nostro paese hanno agito sempre di più legiferando in modo che la responsabilità ricadesse sui magistrati, che stanno molto molto attenti prima di applicare, siccome sono facoltative, applicare eventuali benefici a favore misure alternative, ma adesso abbiamo anche le pene sostitutive, però la cautela è sempre, non a caso che hanno introdotto il 4 bis, insomma, no? È lì è tutto il problema. Allora, quindi le leggi che sono state varate e poi il personale, perché non è possibile che non ci siano oggi, per esempio al carcere di Cosenza abbiamo saputo, ma questo accade anche in altri istituti penitenziari, che un agente, uno solo, spesso il pomeriggio deve governare due piani, per cui voi capite bene che se il pomeriggio, la sera tardi o la notte qualcuno ha un infarto, si sente male, eccetera, prima che quella gente metta in atto il sistema di allarme, insomma, si fa in tempo a morire, quindi il rischio è elevatissimo. E poi manca tutto il personale trattamentale che identifichiamo negli educatori, nei mediatori culturali, a Cosenza non c'è. Pur essendoci una cinquantina di stranieri, di psicologi, poi tutti i medici a partire dagli psichiatri, non ci sono gli assistenti sociali. Io ero stata molto contenta quando avevo visto sulla scheda dell'istituto penitenziario di Paola che addirittura la sede dell'UEPE era sopra al piano superiore della dimora del direttore, però poi ci hanno spiegato che su 17 funzionari che dovrebbero fare da assistenti sociali ce ne sono 4-5, quindi 4, ecco, esagerato, e ce ne sono solamente 4. E se voi andate a vedere quali sono i compiti oggi di un assistente sociale facente parte del UEPE, vi rendete conto che sono compiti immensi, per cui le disposizioni che sono state date loro, vabbè, il carcere mettetelo alla fine e intanto occupatevi del resto, ha messo alla prova e tutto il resto. Quindi questa purtroppo è la situazione. Ma allora, a questo punto, visto che c'è anche Enza Bruno Bosso, io sto cercando di far fare una riflessione, perché ho scoperto che le risorse stanziate per l'amministrazione penitenziaria, Enza, le risorse stanziate per l'amministrazione penitenziaria nell'ambito del bilancio italiano sono ben 3 miliardi e 200 milioni l'anno.
e ho scoperto che sono più in proporzione al bilancio, più di quello che prevede la Germania, dove gli istituti penitenziari non ospitano mai un detenuto in più di quella che è la capienza regolamentare. Cioè, se è 100, giusto, la capienza regolamentare, loro stanno sempre intorno agli 85-90, proprio perché non possono permettersi di avere più detenuti di quelli che sono in grado di amministrare. Quindi 3 miliardi e 200 milioni solo per le carceri. Per le misure alternative di comunità e in più per la giustizia minorile, il budget del nostro bilancio, non parliamo più di miliardi, parliamo invece di 260 milioni. Per gestire tutta quella mole che stanno aumentando sempre di più di pene sostitutive, misure alternative, insomma sappiamo quali sono i compiti, no? E in più dovrebbero occuparsi anche delle carceri per avviarli alla scarcerazione con una prospettiva, con una possibilità di reinserimento sociale. Quindi 3 miliardi e 200 milioni per le carceri, 260, no, 3 miliardi e 200 milioni, 260 milioni per l'esecuzione penale esterna, le misure di comunità e la giustizia minorile, e solo 6 miliardi per tutta la giustizia. Cioè, noi abbiamo uno stanziamento per l'amministrazione della giustizia che è veramente molto basso, siamo allo 0,4-0,5 del bilancio, e poi sentiamo dire che il più grave problema anche del nostro paese, per cui magari non vengono ad investire qui da noi, è proprio quello della giustizia civile, penale, amministrativa. Quindi per quello abbiamo stanziamo ogni anno poco più di 6 miliardi. Allora, c'è qualcosa che non va e bisognerebbe veramente indagare in questo bilancio per capire come indirizzare nel migliore dei modi le nostre risorse, perché se è vero, come io credo sia vero, che le pene e le misure alternative sono più efficaci ai fini della recidiva rispetto al carcere, lì siamo all'80% in carcere di recidiva, si torna a delinquere, mentre le pene e misure alternative vedono la recidiva abbassarsi al 20-30%, allora, visto che la maggioranza delle pene sono sotto i 4 anni, 4-5 anni, quindi stiamo parlando di pene non elevatissime, allora certo c'è il problema del 4 bis, e allora è lì che dobbiamo incidere, perché non vogliamo altrimenti ascoltare più i nostri ministri, anche l'attuale, che dicono in televisione il carcere deve essere l'estrema ratio, dobbiamo orientarci di più sulle pene e le mie, perché sono frottole altrimenti. C'è anche un altro problema, perché chi visita le carceri si rende conto che in carcere c'è soprattutto la marginalità sociale, e quindi i casi psichiatrici, i problemi psicologici comportamentali, la tossicodipendenza e la povertà. È più facile finire in carcere se si è poveri, soprattutto se si proviene da zone disagiate del nostro paese. Andate a vedere quali sono i tassi di carcerazione in quartieri come Scampia, qui non so come si chiama il quartiere di Cosenza, ma a Scampia sicuramente lì i tassi di carcerizzazione sono elevatissimi. E allora, cioè, nascere in un posto piuttosto che in un altro ti cambia la prospettiva di vita. Certo, tutti possono essere perfetti in qualsiasi parte del mondo, però lì è più facile.
perché lì c'è un più alto abbandono scolastico, ci sono più problemi per i minori che non sono seguiti, la scuola non è che funziona al massimo, ma anche le strutture sanitarie. Ecco, l'altro problema che volevo identificare è quello che nel corso degli anni sono state smantellate le strutture e quindi definanziate, depotenziate le strutture di prossimità, come i DSM, i dipartimenti di salute mentale, cioè quelli che stanno più vicini alla persona e che possono fare anche molta prevenzione, che molti reati vengono commessi perché nessuno ha identificato il caso critico, no? Da seguire. Per cui, essendoci meno medici, essendoci meno personale, queste strutture sono state depotenziate. Quindi è più facile non solo finire in carcere, ma anche seguire lo stato di disagio di determinate persone. Anche i servizi per le tossicodipendenze non sono al massimo potenziati, così come le comunità che possono accogliere i detenuti, ed ecco che poi tutta questa marginalità va a finire dove? In carcere, perché lì sono lontani dagli occhi, lontani dal cuore, la gente è tranquilla, ma succede quello che abbiamo visto oggi, e cioè proprio vera e propria disperazione, perché quando sei lontano dalla famiglia, quando non puoi vedere i tuoi figli, quando non ti puoi più prendere cura affettivamente della tua famiglia, e beh, poi i rapporti si sfilacciano, e al di là delle belle parole, ecco, i detenuti, ci è capitato in alcuni casi che ci hanno detto: vabbè, voi ci dite non c'è il personale, non ci sono risorse, le imprese fra l'altro qui in Calabria si guardano bene dall'assumere i detenuti, sono rarissimi i casi, perché rischiano subito l'interdittiva antimafia, quindi stanno bene attenti qui in Calabria. Le cooperative le hanno sciolte. Le cooperative le sciolgono. Poi se dovessimo parlare della sanità, quante ASP sono commissariate? Non ne parliamo. Quindi tutto diventa più difficile, però il detenuto ti dice: va bene, ci sono tutte queste disfunzioni, ma io che c'entro? Cioè io sono entrato in carcere, magari è vero che sono colpevole, ma non è che ho perso tutti i diritti, tutti, il diritto all'affettività, il diritto ad un'esecuzione penale che ti porti ad avere una prospettiva, il diritto ad essere curato. Ci sono molte persone oggi, quante ne abbiamo presi di appunti di persone che aspettavano da anni con malattie serie. Non parliamo del gomito che ti fa male, ma parliamo di malattie serie, tumorali, che, alle quali non vengono fatti screening. E dice: ma io che c'entro di fronte a me? Che c'entro se per parlare, io che ho problemi di tossicodipendenza o psichiatrici, ho parlato una volta all'inizio, se ti va bene, perché non è previsto. Un'altra violazione: non è previsto il colloquio di primo ingresso con lo psicologo, non lo fanno. Ma la persona che ha problemi di tossicodipendenza parla una volta, se gli va bene, i primi giorni con lo psicologo, dopodiché non lo vede più, e quindi sta nella sua più completa disperazione, perché il SET, che non ha lo psichiatra, entra due volte a settimana, non lo so, alla fine, per dare la terapia farmacologica. Quindi c'è tutta questa serie di problemi, e io concludo dicendo: agire concretamente significa fare delle proposte. Noi, una delle nostre proposte che abbiamo presentato è quella sulla liberazione anticipata speciale e anche normale, perché è difficile, anche se sarebbe più che mai giusto, prevedere per sfoltire le carceri un provvedimento di indulto e per sfoltire i processi un provvedimento di amnistia.
anche se sappiamo che questo è interdetto dalla Costituzione alla fine, perché prevede una maggioranza dei due terzi e quindi è impossibile, però una liberazione anticipata speciale di 75 giorni limitata magari solo agli anni del Covid, o la modifica della liberazione anticipata, perché noi la vogliamo portare da 45 a 60 giorni come in altri paesi europei, ma soprattutto le modalità di concessione della liberazione anticipata, perché oggi avviene che il detenuto aspetta anche anni che il magistrato di sorveglianza si decida a concedere questo o meno questo beneficio, perché anche loro sono pochi e hanno troppe incombenze. Allora noi prevediamo un meccanismo quasi automatico per cui la liberazione anticipata viene data, che è anche educativo, viene data ogni semestre se uno in carcere si è comportato bene e ha aderito alle poche attività, perché sono poche, che gli vengono offerte. Già questo sarebbe un punto di partenza per ragionare su tutto il resto, ma io credo che sia indispensabile. Grazie. Grazie Presidente. E chiedo scusa alla Presidente del Consiglio dell'Ordine, un'esigenza dell'onorevole Bruno Bosso per un rientro fuori regione e ci porta a far intervenire l'onorevole Bruno Bosso che è la segretaria. Abbiamo previsto il patto. Sì, abbiamo previsto il patto. No, devi passare da qui. Anche da lui. Sì, grazie. La segretaria dell'Associazione Riforma e Giustizia è impegnata nell'ambito parlamentare all'epoca con numerose interrogazioni parlamentari, impegnata in quelle che erano le questioni sull'ergastolo ostativo. Vedevo l'amico Giuseppe che quando sentiva 4 bis saltava. Giuseppe, presenta tu. No, allora io voglio dire una cosa. Onorevole Bruno Bossi, io ritengo che sia uno dei pochissimi deputati che abbia a cuore o abbia avuto a cuore o ha ancora a cuore quello che sono i problemi legati al mondo della giustizia e soprattutto al mondo degli ultimi, perché già discutendo di 4 bis, di problemi legati anche all'ergastolo ostativo, è stata forse la prima ad aver affrontato questo problema. Qual è poi le conseguenze? Che noi abbiamo una legge elettorale che non ci consente di esprimere un voto nei confronti di chi possa andare alla Camera e al Senato a rappresentare quelle che sono le istanze dei cittadini, perché noi abbiamo dei deputati che vengono catapultati attraverso pseudo organizzazioni partitiche, mi si è consentito questo termine perché non hanno nulla dell'organizzazione veramente partitica come l'abbiamo vissuto noi, abbiamo già fatto qualche età e dunque andiamo anche verso questa deriva. Noi un'istanza oggi non sappiamo nemmeno a chi proporre. Prego onorevole. Bene, grazie per la presentazione. Devo dire che devo ringraziare l'associazione Nessuno Tocchi Caino non solo per il lavoro straordinario che fa nelle carceri, il Partito Radicale, Rita Bernardini, Sergio, Elisabetta, ma anche perché alcuni parlamentari come me alla prima legislatura, già nel 2013-2014, avevano voglia comunque di capire e di affrontare il tema delle carceri, hanno trovato in questa associazione sostanzialmente una guida. E io l'appello che voglio fare a proposito di quello che ha detto prima Giuseppe, l'avvocato Bruno, è: tutti questi parlamentari a cui ho visto avete fatto la tessera, perché ho visto le fotografie su Facebook, eccetera, convinceteli ad andare nelle carceri. Uno sicuramente avrà un momento. E chi è? Giachetti. Diciamo che potrebbero vincere uno gli altri. Ha fatto una e qui non ci sono rimaste. Chi è? Perché ne conosco pochissimi. Quando, diciamo, da parlamentare io l'ho fatta come una specie di attività quasi, diciamo, periodica e quotidiana, non solo nelle carceri ma per esempio anche al CARA di Crotone,
perché il tema non è tanto umanitario, che pure lo è, ma è un tema di diritto, è stato detto benissimo prima, come un tema di diritto adesso questo del trattenimento nei CPR di persone che non hanno commesso nessun reato, l'unico reato è l'illegalità che è data dalla stessa legge Bossi-Fini. Quindi un circolo vizioso in cui tu sostanzialmente, tant'è che adesso il magistrato di Catania ha impugnato, cioè questa decisione, e adesso il Viminale a sua volta sta impugnando la decisione del giudice, ma comunque è sicuramente un atto non legittimo dal punto di vista del diritto. E tanti atti che accadono nelle carceri sono atti non solo non umanitari, ma dal punto di vista del diritto. Abbiamo visto oggi questa questione del plexiglass lì al carcere di Cosenza, ma io ricordo quando, appunto, grazie a Pannella i parlamentari non avevano bisogno di avvisare, potevano fare i blitz. A Ferragosto ho fatto un blitz nel carcere, al carcere di Rossano, e ho trovato il reparto isolamento dove c'era un detenuto evidentemente non dal punto di vista psichiatrico con dei problemi, che era praticamente nudo, senza letto, senza tavolino, senza sedie, seduto per terra, da una parte la ciotola del cibo, dagli altri gli escrementi. Una situazione che a quel punto, per fortuna, c'era poi in quel momento al Ministero della Giustizia un riferimento interessante. Ci tornai con Francesco Cascini, che era allora vice capo di gabinetto, e da quel momento, parlavo oggi anche con una del carcere di Cosenza, con una dottoressa del carcere di Cosenza, la situazione a Rossano è cambiata completamente, l'isolamento è stato modificato, sono state messe le docce, il bagno e tutto il resto. Quindi l'azione del parlamentare può modificare, per non parlare di Cesare Battisti, che sostanzialmente oggi, tutto sommato, grazie a questo percorso per cui l'abbiamo portato via da quella situazione di Rossano, oggi diciamo si trova nella condizione giusta, che non era quella della segregazione rispetto a quella che è la sua condizione effettivamente di detenuto. Ma poi quando leggo l'altro giorno sull'Unità che lo stesso Cesare Battisti racconta di un detenuto africano che chiede che sia istituita la giornata nazionale del detenuto, ma a chi si rivolge? Questo è il tema, a chi si rivolge? Spesso i parlamentari, avete visto tutta la caciara che c'è stata sulla vicenda dell'anarchico, si occupano del carcere quando questo fa notizia. Bisogna occuparsi del carcere quando non fa notizia. La notizia deve essere il fatto che nel momento in cui un parlamentare va a visitare gli istituti di pena, succede qualcosa perché poi lì si fa notizia. Si tolgono i plexiglass, si modifica la condizione di alcolizzazione, per non parlare dell'ergastolo ostativo. È stata una cosa penosa la battaglia che è stata fatta, che non è stata fatta sull'ergastolo ostativo, per cui siamo arrivati adesso a una definizione che secondo me dal punto di vista formale si è messa in discussione l'assolutezza, diciamo così, della mancata collaborazione. Però dal punto di vista sostanziale probabilmente non produrrà nessun effetto. Quindi io credo che il lavoro di nessuno tocchi Caino, ma il lavoro anche dei parlamentari nelle carceri sia fondamentale. E naturalmente, al di là del fatto che io condivido che bisogna cambiare legge elettorale, non tanto per eleggere me, che questo mi sarebbe relativo, ma perché il cittadino possa eleggere chi, diciamo, sceglie. Io credo che parlano di astensionismo, i partiti si riempiono la bocca dell'astensionismo, ma è chiaro che non vai a votare se non riesci a decidere chi può andare effettivamente a rappresentarti, perché dovresti andare a votare. Quindi questa sarebbe proprio la base della rappresentanza. Quindi finisco dicendo che anche come associazione di riforma della giustizia vogliamo portare avanti questa battaglia che parte dalla Calabria, e come sapete l'associazione di riforma della giustizia nasce dopo la mobilitazione dell'appello sulla vicenda di Giancarlo Pittelli, che è stato, diciamo, un perseguitato. Per fortuna anche quest'ultima sentenza gli ha dato ragione, mi auguro che gli dia ragione anche quella, diciamo, più importante, però quelle altre
e hanno dato ragione almeno in termini di persecuzione rispetto alle misure, cautelari. Beh, io credo che questa l'associazione voglia fare questo, che poi è in linea sia con l'iniziativa di Nessuno Tocchi Caino, a cui sono iscritta, sia con la preziosissima iniziativa dell'Unione Camere Penali, che per me sono un faro, cioè quella che in Italia si eserciti effettivamente un reale stato di diritto. Grazie, grazie Maria. Grazie veramente, soprattutto quando ha chiosato dicendo l'unione delle camere penali, per me sono un faro di libertà, un faro di democrazia. Benvenuta a casa allora. Grazie, non sono avvocato. E però benvenuta a casa veramente, onorevole. E a proposito di rappresentanza, rappresentanza parlamentare, io gioco in casa e i miei rappresentanti me li tengo stretti, me li coccolo, anche perché l'ho detto in altri congressi, l'ho detto in altre sedi, noi abbiamo la nostra Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, che ancora prima di essere Presidente è la nostra, è la iscritta della Camera Penale di Cosenza, quindi un applauso alla nostra Presidente e grazie di essere qui, l'Avvocato Ornella Nucci. Presidente illustre, oggi sai che cosa ho fatto per essere qui. C'è stata una lunga settimana di impegni che mi aveva trascinata altrove e che mi aveva costretta a concentrare al pomeriggio odierno delle altre cose altrettanto importanti. E quindi avevo mandato al Presidente della Camera Penale uno scritto col quale mi scusavo. A un certo punto, io non finisco mai di prestare attenzione alle cose che mi passano davanti da leggere, e vado a rileggere la relazione della visita al carcere di Cosenza del 14 agosto. A quel punto ho chiamato immediatamente Roberto, anzi gli ho mandato un messaggio, ho detto ferma tutto, quello non è un messaggio che io possa mandare in un'occasione di questo genere. Io sono fermamente convinta che noi non possiamo girare lo sguardo dall'altra parte. Quello che mi aiuta in questo mio percorso è una lunga militanza nell'associazionismo, nelle associazioni. L'ho fatto da presidente AIL prima, sono iscritta alla Camera Penale, l'ho fatto anni prima ancora, e vado a quello, alla testimonianza che voglio portarvi, l'ho fatto ancora ormai 20 anni fa, costituendo insieme a Gemma Altimari questa associazione che si chiamava Dove volano i delfini. Inizialmente doveva chiamarsi ABC, Associazione per i Bambini in Carcere. Poi insomma, qualcuno ci ha detto ma ampliate lo statuto, credo che sia occupatevi anche di altro perché altrimenti diventa limitativo. E allora Dove volano i delfini? Beh, Dove volano i delfini, ecco perché ho portato qualcuno di questi opuscoli, perché questo fa parte della nostra storia. Noi al carcere di Rossano, poc'anzi menzionato, 20 anni fa siamo entrati con questa associazione e abbiamo coinvolto i detenuti che prima ci guardavano con un po' di diffidenza, perché quando siamo entrati proponendo questo progetto che si chiamava Innocenti Evasioni, perché era un progetto di lettura nelle carceri che si chiamava Innocenti Evasioni, e sono arrivati i detenuti della media e alta sicurezza in questo teatro, avrete visto, al carcere di Rossano, e ci hanno ascoltato, eravamo in 5 colleghe, ci hanno ascoltato, noi abbiamo esposto il progetto col quale volevamo appunto portare, leggere con loro, scrivere con loro, fargli fare qualcosa all'interno di queste carceri. A un certo punto uno di questi si alza e ci chiede: scusate, ma è obbligatorio? E noi abbiamo detto no, non è obbligatorio. Dire questa cosa e vedere un filarino, uno dietro l'altro, di questi detenuti andarsene, ci ha lasciate così di stucco, ma siamo rimaste lì ferme. Poi abbiamo capito il perché, c'è rimasto più o meno con noi una decina di detenuti che volevano partecipare a questo progetto, e poi abbiamo capito perché si sentivano studiati,
osservati, disturbati da questa idea che noi fossimo andati lì per fargli i raggi X. Strada facendo hanno capito che non era così, e le nostre classi, che prima erano due classi di 4 detenuti ciascuna, sono diventate numerosissime. Abbiamo dovuto reclutare nuovi colleghi che venissero con noi. Una delle cose più belle fatte in quel carcere è stata realizzare quest'area Peter Pan, che ha previsto la realizzazione di un'intera area dipinta dai detenuti. Abbiamo eliminato il vetro che separava i detenuti nella visita, nel momento in cui i figlioli, 2, 3 anni, 4 anni, andavano a far loro visita in carcere, quindi fortunatamente finalmente li potevano tenere sulle loro gambe. E nel 2005 realizziamo questo opuscoletto, ve ne ho portate un po' di copie che ancora conservo. È un opuscoletto, è una documentazione fotografica, ha una pagina in bianco e nero, una foto in bianco e nero ed una foto a colori. Vi dico, la detenuta è entrata in carcere, rientrata in carcere dopo 10 anni dalla sua liberazione, che ha fatto da fotografa per questo opuscolo, che cosa scrisse? È una testimonianza forte e importante di cui voglio darvi lettura. Mi bastarono solo poche ore, dopodiché pensai che il carcere era soltanto una geometria di spazi senza vita. La vita era rimasta altrove e noi avremmo dovuto inventarla giorno dopo giorno. E con la vita se n'era andato via anche il colore. Le celle erano stracolme, sul viale d'ingresso fiorivano gli oleandri, ma lì dentro anche il superfluo diventava essenziale e si prosciugava per ricomporsi ordinato su una scala di grigi. Guardavo la rabbia, la nostalgia, l'angoscia, la rigidità del controllo, tutto desautorato. Anche gli odori, i rumori, le linee di fuga, i sogni. Mi sentivo precipitata nel regno del bianco e il nero. Nessuna macchia di colore, di qua c'è il bene, dall'altra parte il male. Nessuna responsabilità, eccettuata quella della colpa. Nessuna sfumatura, tutto ridotto all'osso, le nostre ossa, ossa di uomini e di donne. E pensavo alla carne da ricostruire, e come. Un luogo pericoloso, il carcere, che posso spingerti per sempre in un universo in bianco e nero, simile e parallelo a tanti altri che esistono nel mondo. È da me che dipende, mi trovai a pensare, e fui sola, come tutti noi, in un confronto serrato con me stessa. Scelsi i colori, ma il carcere rimase in bianco e nero, per sua natura, perché è così che è nato. Così mi accorsi che lì dentro, più che in ogni altro luogo, soltanto l'essere umano è portatore di colore. O al contrario, di buio. O più semplicemente ancora, può rimanere intrappolato nella scala dei grigi. Come tornare a illuminarmi l'arcobaleno, mi chiedevo, se qui sono negati non soltanto la libertà e gli affetti, ma innanzitutto la complessità della vita. Per questo, rientrando in carcere dopo tanti anni, ero così emozionata, perché rivedevo me negli occhi, nei volti, nelle mani e nei passi di quegli uomini così diversi da me. La stessa domanda a cui c'era già un inizio di risposta, lo stesso impegno, lo stesso desiderio di riconquistare la forza dei colori. Ho ritrovato il carcere e l'ho ritrovato in bianco e nero, ma, come sempre, si è tinto del riflesso delle emozioni di chi ci passa dentro. Così ho rivisto i toni vividi della tristezza, gli azzurri dell'anima e del viaggio, i violetti della meditazione e della malinconia, gli smeraldi non ancora saturi della speranza. Dai muri dipinti, con ironia giocosa, ho raccolto il giallo insopprimibile dell'allegria, l'amore imprigionato nel palloncino rosso che non può volare. Nella sciagura sono uomini fortunati, ho pensato, perché hanno incontrato le persone giuste, perché esiste anche un carcere meno illuminato. Vedi i vetri in plexiglass. Non sempre accade di incontrare una ragionevole dose di elasticità, il coraggio della sperimentazione, gli stimoli che provengono dalla società, la fiducia. Non sempre viene concessa un'occasione. Esautorando il detenuto da ogni responsabilità, il carcere può ricacciarlo indietro, condannarlo ad una sindrome cronica di Peter Pan e risputare fuori adolescenti eterni, ormai invecchiati, sicuramente incattiviti.
Una pena che quasi certamente non servirà a nessuno. Per questi uomini, come per tanti altri detenuti, l'occasione è stata lo spazio della scelta, la possibilità di riappropriarsi del senso e del gusto di una responsabilità positiva, la responsabilità di un progetto da costruire insieme, il desiderio di impegnarsi, la restituzione di una prospettiva, la riconquista della complessità. E durante il percorso gli esseri umani prendono colore. Io credo, dice l'autrice, che il reinserimento sia essenzialmente questo. Tutto il resto è galera, il regno del bianco e nero. A scrivere questo... descrizione del carcere è Adriana Faranda. Non ho bisogno di dire altro, perché è evidente che una ricostruzione della vita dei detenuti ci può essere e deve partire da qui. Un consiglio dell'ordine non può mandare un saluto alla Camera Penale in un'occasione di questo genere, e sono qui per questa ragione. Grazie. Grazie. Grazie Presidente, per l'avvocato Ornella Nucci di quello che ha dato oggi, e dell'ufficio di Presidenza e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di quello che ha trasmesso oggi in questa assise, anche come ringraziamento all'Associazione Nessuno Tocchi Caino e a tutti quanti i presenti. Veramente grazie Presidente. E, avvocato Bruno, che cosa abbiamo fatto quando abbiamo saputo che finalmente avevamo il garante regionale dei detenuti? Uno. E cosa abbiamo fatto quando abbiamo saputo che il garante regionale era un avvocato? Due. E cosa abbiamo fatto quando era un avvocato? Luca Muglia. Tre. Prego. Poche parole per esprimere un grande traguardo, triplice traguardo, non triplice fisco finale, ma triplice traguardo. Uno, per averlo ottenuto quella che era un'istituzione, che è diventata, è divenuta un'istituzione che vicinissima a quelle che sono le istanze dei difensori, dunque le istanze dei detenuti. Due, perché è una persona competente. Tre, perché è un avvocato, proviene dal mondo dell'avvocatura, proviene dal mondo dei penalisti, e dunque una persona che sa come affrontare i problemi e sa come risolvere i problemi, perché non è solo affrontarli, raggiungere una meta. Io non voglio dirlo, anche per rispetto di la privacy di tutto ciò che coinvolge la vita dei detenuti, ma so che l'avvocato Luca Muglia è persona vicinissima a tante problematiche e tante difficoltà che gli avvocati hanno e che dunque si ripercuotono su chi è ristretto all'interno degli istituti penitenziari. So di altre realtà d'Italia nei quali i garanti non sono allo stesso livello, non voglio usare altri termini, so invece dell'importanza di avere in Calabria un garante che risponde al nome di Luca Muglia. Prego. Grazie per l'invito, delle belle parole. Giuseppe, Roberto, con cui ci conosciamo da tanti anni. Grazie a Rita Bernardini, a Sergio De Dia e a Elisabetta per avermi aggiunto, quale componente davvero aggiunto alle loro visite degli istituti penitenziari calabresi. Sono riuscito ad esserci in 11 dei 12 istituti che abbiamo visitato. Non vi nascondo che ho una difficoltà che poi vi rappresenterò alla fine rispetto a quello che avete detto, anche nei confronti della figura dell'autorità di garanzia, del garante dei diritti dei detenuti. E intanto io partirei da questi due istituti che abbiamo visitato ieri e oggi, Paola e Cosenza. Rita è stata assolutamente esaustiva, io vi segnalo alcuni flash. Il primo, che riguarda Paola, la presenza di un unico funzionario giuridico-pedagogico e quindi di un unico educatore in questo momento all'interno dell'istituto, ma già da diverso tempo, e quindi le difficoltà che può avere un istituto non grande ma neanche piccolo nella gestione non solo delle attività, quindi dell'area trattamentale,
ma anche, dico io, rispetto a quello che è il terminale dell'attività della rieducativa, cioè le relazioni di sintesi. Questo ha una serie di effetti non indifferenti rispetto alle, ad esempio, le misure alternative, no? E all'attività del Tribunale di Sorveglianza. Io ho grande rispetto della magistratura di sorveglianza, che in questo momento secondo me ha un ruolo fondamentale, e però bisogna anche metterli nelle condizioni, no? Di poter lavorare, di poter operare. Quello è un carcere, il carcere di Paola, in cui ad esempio la grande dinamicità del direttore ha fatto sì che tante attività sotto il profilo educativo e riabilitativo entrassero all'interno dell'istituto, e questo è un elemento assolutamente importante e fondamentale. Sempre su Paola, lì cosa accade? Accade quello che accade in molti altri istituti, cioè la criticità della, diciamo, area sanitaria nella parte che riguarda lo specialista psichiatra. Una grande difficoltà che è stata segnalata durante il periodo estivo e che a mia volta ho segnalato alla ASP territorialmente competente, e che ha dei numeri, rispetto alla quale ci sono dei numeri non indifferenti di persone con, persone con patologie psichiatriche o, come diceva Rita, di persone con la doppia diagnosi, quindi che sono anche dipendenti da sostanze. E quello è un bonus non indifferente rispetto ad un istituto come quale quello di Paola. Poi ci sono tanti altri aspetti positivi che conoscete, però i flash sono su quelli che vi ho indicato. Cosenza. Iniziamo dall'area sanitaria, facciamo quindi un filo comune. Lì paradossalmente abbiamo l'esatto contrario, cioè non abbiamo problemi sulle ore dello psichiatra specialista, cosa che invece hanno tutti gli altri, e paradossalmente l'abbiamo sulla presenza, lo diceva Roberto, dello psicologo, della psicologa. E questo anche qui ha delle conseguenze assolutamente rilevanti, se si considera che nella visita di primo ingresso, in cui occorre fare il colloquio con lo psicologo, un'eventuale criticità e quindi anche un pericolo, un rischio che riguarda atti di autolesionismo può non essere riscontrata perché manca la figura dello psicologo. Cosenza poi anche altre problematiche, una delle quali, l'abbiamo detto, l'avete detto, sono le schermature in plexiglass, su cui abbiamo fatto e faremo una grande battaglia. Abbiamo rinvenuto tipologie non proprio identiche ma analoghe anche nel carcere di Vibo e di Reggio Calabria, e all'esito di queste visite io ho segnalato al Ministro, al Capo Dipartimento, al Sottosegretario, al DAP questa problematica, indicando anche la violazione della normativa nazionale e internazionale che prevede l'impossibilità di applicare schermature se non per gravi ragioni di sicurezza, e comunque senza, sempre consentendo all'interno delle camere detentive affinché abbia ingresso la luce e l'aria in maniera adeguata. Qui abbiamo temperature di inverno e di estate assolutamente esorbitanti e un mancato ingresso di aria e di luce per come invece prevede l'ordinamento penitenziario. Poi su Cosenza ci sono altre criticità. Io direi che quella più evidente e più eclatante, c'è anche su Paola ma su Cosenza i numeri sono veramente imbarazzanti, riguarda la carenza dell'organico di polizia penitenziaria, che qui raggiunge numeri tra i più elevati e rispetto ai quali bisogna dire anche che veniva segnalato oggi dalla comandante che anche l'età media è di ultra cinquantenni, e quindi hanno un problema di numeri e hanno un problema anche di età rispetto agli organici della polizia penitenziaria. Dopodiché io dico, non voglio rubare molto tempo, che il quadro, la fotografia che esce da questa regione non è molto diversa da quella di altre regioni. E come spesso accade in Calabria, abbiamo tante ombre e alcune luci a volte inaspettate, perché la nostra capacità comunque di vivere in condizioni di criticità fa sì che poi noi riusciamo in alcuni casi a tirare fuori un po' dal cappello alcune prassi virtuose, che sono fatte di persone, anche a volte di strutture che si mettono in campo. Sulla sanità alcune cose sono cambiate, le abbiamo riscontrate insieme, poche però è già un segnale che ci deve incoraggiare. Dopodiché sulla tutela dei diritti, che è quella che a noi sta più a cuore,
è evidente che deve cambiare il sistema, che ci sono una serie di errori di sistema. Io mi occupo per esempio molto delle istanze di trasferimento, quindi dell'applicazione del principio di territorialità della pena. Si tratta di tanti campani, siciliani, pugliesi che sono stati sfollati dalle loro regioni per venire nella nostra regione e che nei propri territori hanno minori, congiunti affetti da patologie. L'altro problema è quello delle videochiamate, quindi la possibilità di continuare un legame affettivo. Guardate, su questi problemi quello che io rilevo è che si è completamente ribaltata quello che dovrebbe essere, cioè il rapporto tra regole ed eccezioni. Le istanze che vengono accolte su situazioni che io sollecito anche al DAP, su situazioni evidentemente di grande esasperazione, di grande criticità sotto il profilo oggettivo, e per cui l'eccezione poi diventa, ci dimostra che quell'eccezione in realtà significa che la regola non viene applicata, che il principio base non viene applicato. Questo riguarda alcuni principi quali quelli che ho indicato, così come riguarda gli altri, cioè la formazione, lo studio, il lavoro all'interno del carcere, il reinserimento sociale, la possibilità di accedere alle misure alternative. È tutto ribaltato, è un po' tutta una serie di eccezioni rispetto a quella che dovrebbe essere la regola della tutela dei diritti. E allora però il mio convincimento, e vado verso la conclusione, è di due tipi. Il primo, intanto che dobbiamo cambiare, l'ho detto tante volte, un po' anche il linguaggio, perché tendiamo a contrapporre, spesso questo accade anche mediaticamente, la tutela dei diritti alla esigenza di difesa sociale. E questo è un grande limite, è un grande pericolo, è un po' un trabocchetto, perché in realtà le due cose vanno bene insieme nella misura in cui si consente alla persona detenuta di fare un percorso positivo che può determinare anche il cambiamento. Nel momento in cui questo non c'è, è evidente, e non c'è per tutti i motivi che vi ho detto, è evidente che sia l'uno che l'altro vengono meno. Viene meno l'esigenza di tutelare le prestazioni minime essenziali, nello stesso tempo viene meno l'esigenza di difesa sociale. Quello che accade con la polizia penitenziaria è significativo in questa direzione. Loro stanno assolvendo in questo momento dei compiti che non sono della polizia penitenziaria. Compiti che riguardano l'educatore, lo psicologo, piuttosto che i mediatori mancano, l'avete detto. Quindi c'è la supplenza ad una attività, a un compito che non è loro, no? Per cui chiedere con forza che la polizia penitenziaria aumenti negli organici significa contemporaneamente tutelare i diritti. Spesso le due cose le vediamo invece in netta contrapposizione, quasi che un agente di polizia penitenziaria in più sia lesivo nei confronti del diritto di una persona detenuta. Loro, nessuno Toppicaino su questo ha fatto e fa una battaglia. Abbiamo sentito dire da Sergio, Rita, Elisabetta, parlare di comunità penitenziaria, no? Allargata in questi giorni costantemente, per intendere che veramente occorre estendere questa tutela a tutti coloro i quali vivono in carcere 24 ore al giorno. Dopodiché il nostro garante nazionale, Mauro Palma, e vado alla seconda considerazione, di recente sottolineava non uno di meno, no? Sì. Il principio non uno di meno significa l'inclusione, no, della tutela dei diritti da estendere sempre e comunque. Beh, lì esiste, e non vi nascondo, la mia difficoltà, come penso di tutti coloro i quali agiscono su questa materia, perché guardate, parlare con un detenuto piuttosto che non con un altro, sollecitare prima un'istanza di trasferimento che merita per situazioni oggettive piuttosto che un'altra, è veramente un'impresa ardua. Si ha veramente la sensazione di lasciare qualcuno fuori anche per una questione di tempo. E quindi io avverto personalmente quest'ansia, cioè l'ansia di non riuscire a fare qualcosa per qualcuno che può arrivare fino al gesto estremo addirittura di togliersi la vita. E allora io devo dire che dobbiamo ribaltare questo sistema, dobbiamo ribaltare questa regola, questo regolamento tra disciplina, tra regola e eccezione, e dobbiamo far sì che invece la tutela dei diritti sia ordinaria, sia quotidiana, sia prevista dalla legge e non sia invece demandata all'attenzione o alla sensibilità di ciascuno di noi.
in una serie televisiva c'era un bambino autistico eccezionale e una frase ricorrente, no? Che cosa può cambiare il corso della storia? In che modo il corso della storia può essere cambiato? Beh, lo cambia un gesto di amore. Chi lavora e interagisce con le persone detenute, questa frase la vive. Sa come un gesto di attenzione, di amore nei confronti di una persona detenuta può davvero cambiare il corso della tua storia. Ma così è ed è bello, ma non dovrebbe esserlo, nel senso che dovrebbe essere tutto questo previsto da uno Stato che nel momento in cui si prende carico di persone che pure hanno sbagliato deve comprendere fino in fondo di quanto sia importante tutelare la loro vita e la loro persona. Grazie. Grazie. E noi di quest'ansia, Luca, noi di quest'ansia appena ci siamo insediati con la Camera Penale, anzi quest'ansia l'abbiamo avvertita e abbiamo pensato che il garante sì, sia figura di riferimento, sia figura di garanzia, sia figura istituzionalmente preposta a tutte le garanzie, però hai bisogno di una territorialità anche di aiuto. E proprio questa Camera Penale insieme all'amministrazione, oggi doveva essere presente l'avvocato Caruso ma per altri impegni precedentemente assunti non è potuto essere, porti i suoi saluti, io mi faccio la torre dei suoi saluti. E beh, da qualche mese che è stato istituito il garante comunale, il primo garante comunale dei diritti dei detenuti della città di Cosenza, proprio perché crediamo fortemente che intanto la figura istituzionale del garante regionale possa avere una incisività e quell'ansia di non poter essere arrivato in tempo sia un'ansia sempre più diradata, proprio in quanto c'è un garante territoriale, un garante comunale, che invito per la sua relazione, per la sua importante presenza, il dottore Terranova. Prego. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Io qua mi sento duplicemente una mosca bianca. Uno, perché sono il primo garante del Comune di Cosenza, seppur uno dei primi regionali, e due, perché rispetto a voi io sono un assistente sociale. Sono assistente sociale specialista, non sono un avvocato come voi. Credo. È ancora qui a casa, no? Come? È ancora qui a casa. Esatto. Quindi, rispetto alle visioni date dal collega Muglia finora, dall'onorevole, dal presidente del Consiglio dell'Ordine, ho una visione anche diversa rispetto al punto di vista giuridico finora dato. Io mi sono ho ricevuto la nomina il 7 agosto, già il 14 agosto ci siamo incontrati ed è stato effettuato il primo accesso con l'invito per le pareti in plexiglass di cui abbiamo abbondantemente parlato. Immediatamente abbiamo relazionato, nonostante fosse il 14 agosto, immediatamente sono stati informati il DAP, il PRAP, tutta la catena di comando, chiamiamola così, e circa 10 giorni fa abbiamo con il garante regionale effettuato un secondo accesso, effettuando credo una decina di colloqui con i detenuti. Bene, da questi colloqui emerge una delle sofferenze che più volte è stata sottolineata nella conferenza di oggi, la carenza dello psicologo. Lo sfogo dei detenuti diventa quasi una seduta di psicoterapia. Hanno necessità di dialogare. Nella casa circondariale di Cosenza l'ottimo operato e la prevenzione suicidiaria viene effettuata quasi in autogestione da tutto il personale, sia esso polizia penitenziaria piuttosto che funzionari giuridico pedagogico. Che attenzione, dovrebbero essere 5, sono 4 perché una è in maternità e così via, sono comunque sotto carico rispetto a 280 detenuti. Come diceva prima l'onorevole, i dimensionamenti del personale vengono fatti sull'effettiva capienza degli istituti.
La casa circondariale di Cosenza è a 284 detenuti su un limite massimo di 291, c'è un terzo in più. Su 220 che dovrebbero essere, sono 284. Come diceva stamattina, parafrasando le parole del comandante, viaggiamo sempre sull'onda del limite. I detenuti all'interno della casa circondariale, diciamo che hanno instaurato un clima cordiale con la Polten piuttosto che con gli operatori, e ben venga, perché sottolineavano stamattina nel dialogo che abbiamo avuto che la casa circondariale di Cosenza, le case circondariali di carceri calabresi e la casa circondariale di Cosenza sono state le uniche a non avere rivolte sotto corpo. Però ci dobbiamo fare una domanda, perché sicuramente l'operato che vi dicevo in autogestione degli operatori è servito proprio a questo, a prevenire. Però è impensabile che un ispettore di polizia penitenziaria, piuttosto che un semplice agente di polizia penitenziaria, possa supplire ad un educatore piuttosto che ad uno psicologo. È impensabile. Io nelle interviste che ho rilasciato a ridosso della mia nomina ho sottolineato, sì, ok, siamo garanti dei detenuti, però ci dobbiamo anche far portavoce. Fortunatamente con l'avvocato Muglia viaggiamo più o meno sulla stessa lunghezza d'onda. Va fatta anche prevenzione sulla polizia penitenziaria, anche tra la polizia, nella polizia penitenziaria, anche tra gli operatori c'è un alto tasso di suicidi e non va sottovalutato, sono la prima linea. Quindi non ci meravigliamo se poi, come è capitato sotto Covid, ci sono dei rivolti, i poliziotti sclerano, perché poi si sclera. Io da operatore ve lo dico, nel momento in cui siamo esasperati da tutto ciò che ci viene, concedetemi il termine, vomitato addosso, si arriva letteralmente ad essere riempiti, perché siamo fatti di carne e budella. Io quando effettuo i colloqui per lavoro, io sono funzionario, assistente sociale, quando effettuo i colloqui con le persone che vengono al mio servizio, sì, cerco di essere freddo, cerco di mantenere una certa stabilità emotiva, però poi a casa torno, dopo che ho passato il badge torno a casa. Mi va bene se non faccio mie i problemi che mi vengono vomitati addosso, perché quando poi entro in un supermercato due pensieri li faccio. Se mi viene una persona che mi dice oggi non sapevo come comprare un tozzo di pane, quando vado al supermercato a comprare il pane mi domando come faccio. Gli operatori si fanno carico di questo. I detenuti sono stabilizzati, sono compensati, per usare un termine tecnico, grazie agli operatori. Poi ci sono tutte le criticità che ben sono state rappresentate oggi. Però sono, diciamo, contenute, tutte le difficoltà sono contenute. Detto ciò, ci sono anche dei lati positivi. La casa circondariale di Cosenza ospita ben 10 studenti universitari, ci stiamo impegnando a che si risolvano delle problematiche tecnico-burocratiche su alcuni tirocini che devono essere svolti e così via. La scuola funziona bene, noi abbiamo una relazione dove ci dicono che ben 36 detenuti hanno superato l'anno scolastico, prevalentemente seguono il corso nella scuola alberghiera. Da qua, dalla scuola alberghiera, potrebbero partire dei progetti. Anche di questo nella commissione, nella prima e unica commissione consigliare dove ho relazionato, invitato l'amministrazione comunale a lavorare in sinergia con il garante, anche con la Camera Penale, a che si possa creare un progetto proattivo rispetto magari a chi appena è inferiore all'anno, a chi, diciamo, è idoneo
e si possano sfruttare i luoghi del comune. Tutto ciò che sono i luoghi del comune, l'ho proposto nelle interviste, infatti alcuni colleghi mi dicevano: ma che cosa? Ancora non lo so, perché comunque sono insediato almeno di 2 mesi. C'è il centro storico di Cosenza che può essere valorizzato. Mi sono fatto portavoce di questo, ci sono i finanziamenti con il PNRR, qualcosina si può pensare. Però dobbiamo lavorare tutti sinergicamente in maniera proattiva. Grazie. Perché si deve avere anche una linea di indirizzo. Grazie. Vi ringrazio veramente. Io volevo ringraziare il dottore Terranova perché ha portato la testimonianza di chi vive dal di dentro il dramma del detenuto e dei detenuti, non solo le difficoltà che poi per una sorta di quasi di catena di montaggio poi si ripercuotono sulla scelta finale del magistrato di sorveglianza e del tribunale di sorveglianza, perché le norme funzionano se dietro quelle norme poi la praticità, perché se non si conclude la sintesi per un detenuto, nessun magistrato di sorveglianza concederà l'affidamento in prova o la detenzione domiciliare o altre misure, per cui si tratta di praticità nel senso vero del termine. Io volevo passare ora la parola a Sergio, segretario dell'associazione Nessuno Tocchi Caino, per darci una testimonianza di come opera questa associazione, perché la voce dal carcere e fuori dal carcere non sono in molti che riescono a portarla, e non sono in molti che riescono a dare una spinta efficace a quelle che sono le istanze appunto del detenuto. E Sergio, all'interno della sua associazione, credo che possa esprimere più di tutti questa voce che deve diffondersi e queste grida di allarme che devono continuare a ripercuotersi sul territorio nazionale. Ma intanto i ringraziamenti che sono dovuti ai due presidenti, Roberto Lettera, Giuseppe Bruno. Io vicepresidente. E ti ho promosso. No. Effettivo, hai fatto bene. Ma ti ho promosso bene. Sul campo, perché sul campo. Ti vedo sul campo. Bravo. Il presidente avrà ovviamente le sue buone ragioni, ma oggi io trovo qui te, ci siamo Perfetto. Ok. No, dicevo, okay. Il beneficio no, perché quello comunque ha registrato, non sto a ripetere. Comunque vi ringrazio tutti e due. La giornata di oggi, ma in realtà Giuseppe, come opera Nessuno Tocchi Caino, in realtà dobbiamo dire come stiamo imparando a operare, a cooperare, quindi a operare insieme a noi, perché io sono convinto che questo viaggio della speranza per limitarci a quest'anno, l'abbiamo fatto anche l'anno scorso insieme alle Camere Penali Territoriali, all'Osservatorio Carcere delle Camere Penali. Volevo ringraziare anche Valentina, dove è Valentina Spizzirri, che eccola lì, che con la quale mi sono interfacciato in questi giorni. Renato Ghigno ci ha seguito per un certo periodo, poi quelli nazionali, da Polidoro a Catanzariti, con i quali abbiamo, non è quindi storia di questi ultimi tempi, ma diciamo che dal 1 gennaio di quest'anno ad oggi, con quasi 100 istituti che abbiamo visitato, abbiamo compiuto intanto un'opera, secondo noi la chiamiamo sottotitolo del viaggio della speranza, visitare i carcerati, opera di misericordia corporale. Noi laici l'abbiamo incarnata, animata insieme a noi, andando a visitare i carcerati, ma già qualcuno l'ha notato, siccome la visione che abbiamo noi del carcere è quella che lì c'è una comunità, non ci sono parti contrapposte, ci sono i detenuti e Pannella diceva i detenenti, quindi per noi visitare, tant'è che noi nei briefing che facciamo prima della visita chiediamo popolazione detenuta e situazione della polizia penitenziaria. Per dire poi anche gli operatori e tutte quelle figure, psicologi, medici che mancano.
ma non volevo parlare di questo e di questo, quindi stiamo cooperando insieme, è un processo formativo anche reciproco, perché è chiaro che voi siete Camera Penale di qua, di Cosenza, noi quello che al massimo possiamo fare è di tornare una volta all'anno, voi e Paola sul territorio siete quelli che dovete assicurare continuità a quest'opera, non solo di misericordia, visitare i carcerati, ma anche di osservazione. Io lo faccio notare spesso che l'osservare già muta l'oggetto dell'osservazione, è un principio fondamentale della fisica quantistica, in realtà esorta l'oggetto a mutare secondo i nostri desideri, quello che noi vogliamo. Questo è un classico che noi dobbiamo applicare. Però il plauso va a due che avete emblematicamente sintetizzato di quello di cui stiamo parlando nel titolo di questo incontro. 2023, carcere, pena, tortura. Uno spartito. Ma io ci metto poco a intervenire su questo. Questo bisogna discutere. Ne discutiamo, ma guardate, non c'è discussione se noi andiamo all'origine di queste parole. Noi siamo nel 2023, e noi abbiamo ancora a che fare con il carcere, con la pena e con la tortura. Il 41 bis è la cosa più plateale, ma ci sono condizioni di tortura anche nelle carceri, diciamo nella media sicurezza, anche adesso. Perché dico che mi è facile il compito? Perché a volte noi non abbiamo, anzi abbiamo nella storia dei termini, della terminologia e dei nomi una stratificazione di senso e di significato che alla fine degli strati, arrivando a quelli più superficiali, ha tradito il senso originario. Se noi vogliamo andare alla verità, al cuore del problema, dobbiamo andare a scavare come fanno nel significato originario delle parole per scoprire la verità. Cioè, è giusto. Carcere, viene da carcar o da coercere, secondo se si parte dall'aramaico antico oppure se si parte dal latino. Ma sia l'una che l'altra cosa del senso del reprimere, del sotterrare. Carcar significa tumulare. Questo. Noi poi Turati il cimitero dei vivi, definiva il caso, il cimitero dei vivi, quindi là dove si sotterra, si tumula un essere umano. Il carcere è questo. Poi abbiamo pena. C'è un mostro del mito, invitato da Apollo a compiere una vendetta, era un mostro marino, e va nella città di Argo a vendicare Apollo perché il re di Argo aveva ucciso la figlia, considerava il figlio illegittimo di sua figlia, allora l'aveva uccisa, allora scatena la vendetta Apollo e quindi chiama dagli abissi il mostro marino Pena e la manda lì a strappare i bambini alle madri e a ucciderli. Pena, punizione in greco, pena. Poi abbiamo tortura. Ma qui siamo anche lì. Andiamo all'origine delle parole. Tortura significa torcere. No? Se vuoi torcere, l'opposto del dritto, del diritto, eccetera, è torcere. Allora, io ho concluso, sono luoghi di tortura in cui si torce il diritto nel suo contrario, cioè nella vita. Questi sono i luoghi, ma non perché lì ci siano i torturatori, convinto come sono che vittime di quella tortura, di quella struttura,
di quella accumulazione, di quella pena, sono anche gli operatori penitenziari, i detenenti, costretti a vivere il proprio lavoro nelle condizioni di tortura, di degrado, che uno pensa ai detenuti, ma no, ma se loro stanno tutti i giorni in quella situazione, in quella struttura di tortura, anche loro diventano vittime. Quindi noi in carcere non abbiamo vittime e carnefici, abbiamo solo vittime, che sia il carnefice, che è Caino, che ha ammazzato Abele, che sia il custode di Caino, che è lì a vigilare che Caino non uccida ancora, ma noi e gli altri siamo vittime. Noi vogliamo ancora che esista questo luogo di tortura, di pena e di tumulazione di questo cimitero. Siamo nel 2023, io credo che è giunto l'ora di liberarci di questo anacronismo della storia umana. Parole forti, come è stata forte quell'espressione che ha usato il garante comunale, che Presidente, ci ha lasciato veramente sconvolti per la testimonianza. Siamo fatti di carne e budella pure noi, carne e budella. Pomeriggio intenso questo, un pomeriggio intenso, prima di introdurre l'amico Alessandro, che porterà la sua testimonianza di quella che è, no, la, io dico, la esasperazione e disperazione del penalista, sempre solo, solo a combattere contro quel fascicolo, combattere in quel fascicolo c'è la disperazione del detenuto, del carcerato, del torturato. E prima di presentarlo, consentitemi un particolare grazie a chi ogni giorno, ai nostri commilitoni, alla fine, quelli che ci troviamo sempre in trincea e che oggi sono qui e ci siamo onorati di riceverli qui, Barbara Esposito, Barbara Lofeu, Federica Sconza, Antonio Costantino, grazie di essere qui, benvenuti da noi. Non ci chiamiamo qui neanche colleghi, ma commilitoni, tanto ormai ci sentiamo in guerra. E consentitemi a quello che è, come dire, il mio sostegno di questa, in questa lotta nella Camera Penale, Nunzia Paese, di Osservatore, Antonella Vissuti, il nostro coriaggio Fabrizio Rizzo e Rosario Carbone, che è in fondo, anche a voi grazie. Alessandro, la esasperazione e disperazione del penalista che da solo affronta questo fascicolo dentro che contiene le pene del detenuto, del torturato, del carcerato. Grazie per avermi dato la parola. Si sente, sì? Sì. Perfetto. Sì. Io vorrei portare una testimonianza su un episodio che mi è successo lunedì scorso a Milano, Tribunale per i minori. Si è parlato prima di Ornella, ha introdotto anche lei il tema, gli adulti che sentono questa mancanza degli affetti. Che cosa è successo lunedì scorso? Che cosa ho appreso da alcuni colleghi che mi ha lasciato un po' l'amaro in bocca? Poi sono andato a vedere e sulla cronaca ho avuto anche riscontro di questo aspetto. Il tema dei minori a me è molto caro. Luca, che è stato anche presidente dell'Unione delle Camere Penali Minorili, un ragazzino di 12 anni è stato a San Vittore, carcere per adulti, 12 giorni. È stato 12 giorni al carcere per adulti di San Vittore perché il TAP non sapeva dove collocarlo e finalmente dopo 12 giorni un ragazzino di 12 anni è stato poi collocato dove? A Napoli. Che cosa è successo? Che a un certo momento doveva essere poi interrogato e a quel punto non era neanche possibile trasportarlo a Milano trasferirlo a Milano perché non c'era la polizia penitenziaria, non c'era un numero di persone sufficiente, non c'era il mezzo, ed ecco qui per magia la videoconferenza da remoto con una lesione gravissima,
oltre che dei diritti della difesa, ma proprio con una violenza sul minore che in quel momento era detenuto. Il difensore mi diceva: io ho avuto anche difficoltà perché in quella sede si poteva anche chiedere, in quell'udienza si poteva anche chiedere per esempio una messa alla prova, no? E sappiamo che con la messa alla prova poi il giudice fa alcune domande al minore per sapere se ha avuto dei ripensamenti, se ha fatto una sua rivisitazione di quello che ha commesso, eccetera. E la presenza del minore in udienza è fondamentale, gliel'abbiamo tolta, perché, e mi rifaccio poi a tutti gli argomenti che sono stati ottimamente portati alla nostra attenzione da chi mi ha preceduto, sovraffollamento. Il presidente del Nessuno Tocchi Caino ci diceva che in Germania, facendo un esempio, su 100 posti disponibili ne vengono occupati 85, massimo 90. Da noi c'è un problema di sovraffollamento incredibile, e questo problema sta passando inosservato, ma soprattutto nel nord Italia lo stanno affrontando le carceri minorili. C'è un sovraffollamento spaventoso e la maggior parte dei minori viene trasferita in Campania o in Sicilia, con tutti i problemi che ci sono, perché quando Ornella giustamente diceva, parlando del detenuto adulto, la mancanza degli affetti, no? Che è una cosa fortissima, ma voi immaginate un minore che viene sostanzialmente preso di forza da quello che è il suo ambiente, quello che è il suo mondo, è portato a Palermo. I familiari che probabilmente non hanno neanche i soldi per raggiungerlo, per avere un colloquio con lui, le difficoltà dell'avvocato che verosimilmente deve rivolgersi poi a un collega del posto che il minore manco conosce, che manco ha visto, sono delle problematiche, ritengo, di una serietà unica, che andrebbero davvero, davvero portate anche queste sì all'attenzione, perché altrimenti anche la finalità rieducativa del processo minorile, in questo modo, con questo trattamento cui sono costretti i minori, viene assolutamente meno. Io non, la mia esperienza ieri a Paola è stata un'esperienza molto interessante dal punto di vista proprio dell'avvocato, perché per la prima volta, io faccio questo mestiere da oltre 30 anni, ho avuto modo di entrare in una cella. Noi non abbiamo mai avuto questa possibilità, perché noi ci limitiamo alla sala colloqui, andiamo negli uffici amministrativi a interloquire col direttore e quant'altro, però nel carcere, l'odore del carcere, quella sensazione che dà stare lì dentro, il clangore, dico io, delle porte che si aprono e si chiudono, quella è un'esperienza che ieri ho potuto vivere dopo 30 anni. Ho visto come vivono, cioè proprio come sono fatte le celle. Sono entrato dentro a due celle, ho visto come sono le celle di isolamento, ed è stata da questo punto di vista un'esperienza veramente molto formativa. Io ringrazio coloro i quali hanno avuto questa splendida idea, questa ottima idea di organizzare questo incontro, le due camere penali, l'associazione Nessuno Tocchi Caino, anche per questa opportunità che ci dà e per questo momento di incontro e di scambio di idee. Non credo di aggiungere null'altro, perché sostanzialmente gli argomenti che avete affrontato benissimo voi, avete fatto avete spiegato perfettamente quelle che sono le problematiche che affliggono il mondo delle carceri. Grazie. Grazie Alessandro. Io ora vorrei passare la parola all'avvocato Valentina Spizzilli, perché è responsabile dell'Osservatorio regionale carceri nelle camere penali. Perché voglio presentarle, voglio dire due parole. L'Unione delle Camere Penali, che ha all'interno vari componenti, tra vari istituti, lo dico in termini brevi anche per non divulgarmi
molto, a questi osservatori, che sono di una importanza fondamentale, perché vivono la cosiddetta realtà sostanziale, la realtà sostanziale del processo, la realtà sostanziale di come avvengono alcune sentenze, la realtà del cosiddetto doppio processo, la difficoltà degli avvocati, gli avvocati minacciati perché c'è una nuova istituzione, insomma una nuova struttura. Quella forse più importante, tra le più importanti, è proprio quella dell'osservatorio Gaggi, perché realmente raccoglie quelli che sono i dati, i pregi e i difetti, in questo caso degli istituti penitenziari, per cui da Valentina, che so l'impegno che mette su questa attività, è un impegno non di poco conto, ci facciamo raccontare qual è lo stato dell'arte degli istituti penitenziari calabresi. Grazie, grazie davvero a tutti. Ho preparato una scaletta che mi aiuti a contenere in 5 minuti il mio intervento, mi suggeriscono addirittura 3. Però la voce, ho l'onore di rappresentare l'Osservatorio Carcere dell'Unione delle Camere Penali Italiane, quindi spero che almeno 5 minuti mi siano concessi, perché su questi temi ovviamente il rischio di perdersi è davvero elevato. Io ho apprezzato tanto l'iniziativa dell'Associazione Nessuno Tocchi Caino, che conosco bene, la cui attività apprezzo tanto, e quindi ringrazio molto per l'impegno profuso in collaborazione anche con l'Unione Nazionale delle Camere Penali Italiane e con il coinvolgimento delle Camere Penali territoriali, perché eventi come questo e iniziative come queste rappresentano delle vere occasioni per portare fuori dal carcere la voce dei dimenticati, fare rete. Noi riteniamo che sia la strada da percorrere, un'azione territoriale, regione per regione e poi nazionale, meditata, concordata tra tutte le forze in campo. Oggi lo stiamo vivendo insieme, le camere penali territoriali, le associazioni sensibili e attive come quella dell'onorevole Bernardini, i referenti regionali dell'Osservatorio Carcere dell'Unione, i garanti. Questa può essere la strada. Forse è l'unica che ci rimane da percorrere per non disperdere informazioni ed energie, ma concentrarle in maniera tale da rivolgere alle rappresentanze istituzionali e politiche del nostro paese le istanze necessarie. Mentre il pianeta carcere, perché sì, di questo si tratta, di un pianeta a sé stante, ha assunto forma e dimensioni di una tragedia umana epocale, si ascolta il silenzio e si osserva l'indifferenza sociale, ma soprattutto politica. È una grossa responsabilità, perché parliamo di vite umane e di umanità perduta. 131 anime, onorevole Bernardini, dal 2022 ad oggi, 131 anime, 131 occasioni perse. Al centro della nostra meravigliosa Carta Costituzionale c'è la persona, con la sua insopprimibile dignità, per come lo dice, si esprimeva Giorgio Lattanzi. Eppure il carcere uccide, lentamente, inesorabilmente, nella mente, nel corpo. L'Osservatorio Carcere dell'Unione lo ha urlato, noi l'abbiamo urlato mediante documenti, iniziative, visite, incontri, abbiamo urlato la strage di Stato, l'abbiamo urlato al Ministro Nordio, al Capo d'Acque, ma nulla di concreto è accaduto, salvo ascoltare inutili proposte, forse semplici scuse pur di non affrontare il problema. E quindi inasprimento delle pene, creazione di nuove fattispecie penali, costruzione di nuove carceri, onorevole Bernardini, nuovi inferni dove gettare chi sbaglia, no? Neanche quello sanno fare. Ed è così però che si bloccano, letteralmente si bloccano i germogli di riforme che possono essere espressione di civiltà sociale e giuridica, ne parlavamo prima, per alimentare quella mentalità, certo più comoda agli occhi della società, del gettiamo la chiave. Ma perché? Forse perché nel secolo
del pensiero debole, come lo definisce l'avvocato Armando Veneto, mettere le mani seriamente e concretamente sulle condizioni, quindi sulla qualità di vita delle persone in carcere, non conviene in un'ottica di puro opportunismo politico. Con l'Osservatorio dell'Unione abbiamo duramente censurato l'inerzia del governo, il silenzio serbato dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. A fronte delle nostre incessanti richieste non intendiamo fermarci, anche per dire che è scaduto il tempo delle parole e dell'osservazione. È il tempo di azioni mirate e di programmi concreti. Ci sono le possibilità per porre fine a questo calvario. Innanzitutto potenziare o semplicemente applicare le misure alternative, eliminando le condizioni ostative, offrendo ad ogni detenuto, condannato e ancor più se in attesa di giudizio, la possibilità di svolgere un percorso di reinserimento sociale al termine della privazione della libertà, ma se vogliamo, onorevole Bernardini, anche prima. Mi riferisco ai consigli di aiuto sociale, che esistono dal 75, previsti con un precipuo scopo fondamentale, con una funzione irrinunciabile, ma mai attuati. Ancora, il diritto all'affettività. Mi mette tristezza, se siamo davvero in uno stato di diritto, pensare a campagne di sensibilizzazione nazionale, quali, direttore, mi concede una telefonata. Strutture alternative ad hoc, perché le REMS, e anche con il garante Luca Muglia ne abbiamo parlato tante volte, parlo della Calabria, le REMS non possono soddisfare le esigenze del 60-70% di popolazione detenuta affetta da gravi patologie psichiatriche, con carenze di organico che, di cui avete già detto, bisogna incentivare il lavoro intramurario, ma non quello del portare i carrellini della spesa e distribuire così. Il lavoro intramurario, cioè incentivare gli imprenditori ad investire nel lavoro intramurario. Valorizzare e incrementare le attività di istruzione non basta. 36 detenuti su 284 per stare su Cosenza non può bastare. Svago, sport, attività socializzanti. È necessario aumentare l'organico della polizia penitenziaria, degli educatori, perché hanno il precipuo compito del trattamento risocializzante, e lo abbiamo visto oggi, che cosa ci hanno detto, quale lamento e quale urla di sofferenza anche da parte loro è arrivato, ma serve personale altamente specializzato, cioè oggi la nostra funzionaria, la nostra responsabile dell'area sociopedagogica ci ha detto, Presidente, meno male che io sono laureata in psicologia e che quindi riesco in qualche modo a dare quantomeno un approccio, ma molti miei colleghi non sono psicologi. E dico questo perché mi chiedo come viene gestito il buco nero dell'allarme dell'emergenza sanità, dell'allarme dell'emergenza sanitaria e psichiatrica, cioè a dire l'ingresso del nuovo giunto come funziona, che impatto ha una persona che entra per la prima volta in un istituto punitivo, perché di questo si tratta, la pena è castigo, è infliggere sofferenza, un dramma devastante, e inizia a fare i conti con la solitudine, l'abbandono, la disperazione, con il venir meno dei più elementari diritti, e magari in celle di isolamento, le abbiamo viste oggi. Io oggi sono uscita che ho avuto una sensazione di impatto con la luce pazzesco, era tutto opaco, tutto il giorno stanno con una nebbia davanti agli occhi. E come si può diventare uomini nuovi? Dovrebbe invece sentire da subito la vicinanza di uno Stato, in primis avere un colloquio almeno nelle 24 ore con uno specialista in psicologia. Dov'è lo psicologo? Dov'è? Cerchiamo di gestire la situazione con dei palliativi e somministriamo farmaci, così da tenerli magari calmi, buoni. Per ricordare il presidente della nostra Camera Penale, l'avvocato Lepera, diceva l'altro giorno, perché chiamarli reclusi, detenuti e non ospiti della casa circondariale? Sì, perché dovrebbe essere così. Una casa dove si accoglie, si ricevono cure, educazione, attenzioni, uomini e donne che possano essere poi restituiti sani alla società. Inorridisco se penso alle persone di nazionalità straniera, 55 stranieri abbiamo nel carcere di Cosenza, che non comprendono e non parlano la lingua italiana.
e mi terrorizza l'idea dell'innocente vittima di giustizia in carcere, oltre 1000 casi all'anno. E allora dico che la riforma che serve è quella più radicale possibile del sistema, che poi il lavoro già svolto, è stato già scritto, è pronto, salvo piccoli correttivi, per essere solo attuato, che è quello delle commissioni ministeriali all'indomani degli stati generali dell'esecuzione penale. Quindi uniamo le forze, coordiniamoci per agire con solerzia, perché mentre noi parliamo io lo sento ancora forte nelle orecchie l'urlo di sofferenza dei dimenticati. Oggi ci hanno salutato così gli ospiti della Casa Circondariale di Cosenza: avvocati, siete la nostra voce, neanche gli animali sono costretti a vivere in queste condizioni. Grazie. Valentina, grazie. E lo dicevamo con Giuseppe, no? Bella relazione. Sì. Bella relazione. Complimenti. Sì, perché si nota il pathos. Sì, sì, sì. E il penalista. E beh, queste sono le relazioni che danno, che non giustificano le assenze. Ha scritto il nostro presidente onorario: assenza e dissenso. Bisogna anche saper esercitare il dissenso, non con l'assenza. Perché quando ci sono queste relazioni, presidente, noi avvocati che della presenza facciamo il nostro essere artigiani del diritto, no? Vedere questa, perché ce lo diciamo, vedere questa sala vuota rende ancora più il senso del tonfo di in cui stiamo sprofondando, anche come avvocatura questa, perché come avvocatura ricevervi con questa sala vuota, consapevoli che ogni settimana da 30 anni c'è un detenuto che si suicida, ogni settimana un suicidio, questa è la media, 1708 suicidi dal 1992 al 2023, 2869 morti per altra causa, 4500, Fabrizio, statistica, altro che processo penale informatico, 4577 morti tra suicidi e altre cause. Mi rivolgo a Fabrizio perché è uno dei più forti, tra quelli che abbiamo all'interno di quel luogo di battaglia che ci troviamo ogni giorno. Beh, questo porta a dire, Giuseppe, anzi porta a dire a me, perché oggi tu sei ospite qui, anche se siete sempre di casa, vi chiediamo scusa per questo tonfo, per questo vuoto con cui vi abbiamo accolto. Sarà un ulteriore mea culpa o è il segno dei tempi? Non lo sappiamo. L'importante è che questa relazione abbia riscattato. Prima degli ultimi due interventi, o meglio dell'ultimo intervento che sarà a chiusura e sarà presentato dal padrone di casa facendo funzione, oggi tu sei padrone di casa, qui mi consentirete l'onore di presentare, di invitare Aurelia Zicolo, l'onore perché è duplice veste e rappresenti qui in Calabria un'associazione che sei Nessuno Tocchi Caino e in più è nel nostro osservatorio carcere, il cuore pulsante, vale. E Aurelia, quella iniziativa per compulsare il comune di Cosenza per la nomina del garante, no? Quello statuto, quell'esaltazione, quelle mail che ci siamo scambiate quando abbiamo saputo e ce l'abbiamo fatta, abbiamo il nostro garante, prego, prego. Finalmente sarò breve, giusto una riflessione. Questa in due giorni, diciamo, che vede coinvolti Camera Penale di Cosenza e Camera Penale di Paola, deve essere, come dire, lo spunto innanzitutto di una riflessione. Dice bene Valentino, condivido in pieno,
qualcuno ha dimenticato gli occhiali, dice bene Valentina, fare rete, io dico fare rete innanzitutto tra gli avvocati, oltre ovviamente con le associazioni che sono sensibili ad alcune tematiche. Perché fare rete tra avvocati? Perché l'avvocato è il mediatore tra Stato e cittadino, quindi noi abbiamo il dovere, non solo se si è iscritti alla Camera Penale. Io dico che noi da queste giornate intensissime dobbiamo prendere spunto e prendere un impegno tra di noi, di coinvolgere non solo gli avvocati penalisti, ma anche i civilisti. Perché quando si parla di diritti, quando si parla di tutelare i diritti, non ci sono solamente gli avvocati penalisti, non deve essere una battaglia solo dell'avvocatura penale, ma deve essere la battaglia di tutta l'avvocatura, di tutta l'avvocatura. Io sono stata, sapete, sono stata per tanti anni iscritta all'Associazione Italiana Giovani Avvocati, ricordo perfettamente che facciamo anche le marce, aderimmo alle marce sull'indulto, all'amnistia. E c'erano tanti avvocati, giovani avvocati che erano civilisti, ma siccome si parlava di diritti erano in prima linea. Allora io, quello che io oggi dico, mi sento di dire, è che non disperdiamo questa forza, non deve essere un incontro estemporaneo, non importa Roberto se siamo pochi, se noi riusciremo a sensibilizzare anche e coinvolgere i civilisti in queste battaglie, sono certa che oggi siamo 10, ma domani saremo 100 e alla fine dell'anno saremo 100.000. Grazie. Grazie Aurelia per l'impegno, penso che per i tanti anni che hai gestito l'Associazione Italiana Giovani Avvocati. A livello nazionale lo posso dire, ti seguivo e ti seguivamo, e complimenti per tutto ciò che hai fatto. Siamo alla conclusione, perché anche ho notato che il tempo è volato, forse sono stato per la qualità degli interventi, per il tema molto delicato, ma il tempo è realmente volato. Prima di far concludere ad Elisabetta Zambarutti volevo dire due parole, ma proprio due battute. Innanzitutto ringraziare personalmente Roberto Lepera e la Camera Penale di Cosenza, ringraziare i partecipanti della Camera Penale di Paola che sono venuti qui stasera e soprattutto ringraziare tutti coloro che in questo momento sono assenti, perché c'è un problema serio. L'assenza in una manifestazione del genere è una manifestazione seria che coinvolge l'avvocatura. È inutile che ci nascondiamo dietro una penna o dietro un qualcosa. E la crisi dell'avvocatura è quasi non sentire la difficoltà di chi sta all'interno dell'istituto penitenziario. E sai perché dico questo, Roberto? Perché io e te, come la maggior parte di quelli che sono qui dentro, il carcere lo vivono. Noi spesso sabato, io e te, il sabato alle 14, alta sicurezza al carcere di Cosenza, e Roberto con altri colleghi ci vediamo lì ad andare a discutere con quelli che sono ospiti di quella casa circondariale. E allora non vedere qui dei colleghi del foro di Paolo, del foro di Cosenza, c'è un senso di rammarico, perché dico, non è l'avvocatura, non è solo la professione in senso tecnico, noi non siamo solo il medico, noi siamo oltre il medico, noi siamo oltre il chirurgo, perché noi abbiamo davanti l'umanità e abbiamo davanti un'umanità che soffre in quel momento. E la presenza in questi dibattiti, e la presenza nel cercare di capire e trovare le soluzioni, perché trovarsi di fronte il silenzio è una cosa terribile. Ha ragione Aurelia quando dice: noi non dobbiamo preoccuparci se siamo 5 o siamo 10, domani saremo di più. Noi dobbiamo impegnarci su questo, perché altrimenti anche l'associazione Nessuno Tocchi Caino, che per me è l'associazione forse più importante, sicuramente più importante, così come sono state le battaglie di Marco Pannella, è fondamentale che ognuno di noi si prenda l'impegno di capire, di comprendere, di cercare di risolvere quel dramma che ognuno di noi vive. Io devo raccontarvi solo una cosa su quella che è stata una mia vicenda personale, vissuta proprio agli inizi della mia attività, per dimostrare quello che è il problema carcere, la crisi del carcere. Affrontavo un processo brutto per omicidio, un
imputato allora un po' abbandonato dalla famiglia, un po' abbandonato dalla famiglia. Finì il processo, eravamo nell'aula giù della Corte di Assise. All'epoca non potevamo fare l'abbreviato senza il consenso del pubblico ministero. All'epoca il pubblico ministero non mi diede il consenso di fare l'abbreviato. Si chiuse il processo, il pubblico ministero chiese 22 anni, 8 mesi, 21 e 8 mesi, la Corte di Assise me ne diede 24, addirittura 3 in più. Ebbene, finì l'udienza, io avevo rappresentato la difficoltà, era un processo chiuso, si trattava solo di determinare la pena, era un problema di pena, non era un problema di responsabilità, perché era reo confesso. Bene, la mattina alle 6:20 squilla il telefono di casa, era il vice direttore della casa circondariale di Palo, questo signore la notte si è suicidato. Vabbè, non avevano avvisato nemmeno i familiari, li avvisai io personalmente. Perché dico questo? Perché qui quel signore era stato un po' abbandonato dai familiari, era in un momento di solitudine, un momento che io personalmente non potevo dargli nessun aiuto perché lui rientrava in carcere, era un momento in cui nel carcere non c'era né psicologo, né chi poteva dargli in quel momento di disperazione per la condanna che era prevista, già lui lo sapeva che sarebbe stato condannato, magari non a quella pena. E allora, perché è fondamentale che ognuno di noi sia vicino a chi soffre? Perché chi soffre in quel momento un reato forse l'avrà commesso, l'80% di quelli che noi assistiamo sono sicuramente non innocenti, ma questo non vuole dire nulla, si è di fronte a un uomo, si è di fronte a una persona a cui bisogna dargli una speranza. E come c'è scritto all'ingresso della casa circondariale, lo ripeto sempre quando vado soprattutto a Rossano, ogni uomo è un'infinita possibilità, diamogli questa possibilità. La parola di Elisabetta per le condizioni. Ma noi chiudiamo oggi questo giro della Calabria che abbiamo iniziato il 19 settembre, pur essendo partiti da Roma l'11 settembre per visitare prima Ariano Irpino, Matera, Foggia e appunto arrivare a Rossano il 19 settembre e concludere questo giro oggi 30 settembre a Cosenza per rientrare a Roma in un giro che ci vede impegnati, lo hanno già ricordato, dall'inizio dell'anno nelle carceri del nostro paese da nord a sud, ormai quasi 100 sono gli istituti che abbiamo visitato, in un mondo, quello carcerario, che posso dire essere un mondo distorto. Parlava prima Sergio D'Elia spiegando l'etimologia della parola tortura, come venga da torcere, distorcere, e questo è il carcere, è un mondo distorto. Faccio un riferimento a quello che abbiamo appreso oggi e che magari riesce anche ad unire proprio l'estremo nord con, posso dire, l'estremo sud, Cosenza con Trento. Quando abbiamo visitato Trento abbiamo visto un carcere che era stato costruito secondo i criteri più d'avanguardia che si potessero avere, quindi 9 metri quadri a testa la cella, tecnologie, quindi insomma, un buon istituto penitenziario. Dicevo 9 metri quadri a cella. Arriva successivamente la Torreggiani, quei 9 metri quadri potevano essere tranquillamente ridotti a 3 metri quadri a testa e quindi quel carcere è divenuto tale da poter ospitare il doppio, quasi il triplo dei detenuti rispetto ai quali era stato originariamente concepito. Il personale è stato calcolato sulla pianta iniziale. Il personale non è stato aumentato in proporzione all'aumento dei detenuti. Oggi a Cosenza ci hanno raccontato una storia completamente diversa. Un carcere concepito per ospitare un certo numero di detenuti, rispetto al quale si rendono poi necessari degli interventi tali per cui la capacità di relativa ai detenuti si riduce, lì immediatamente hanno ridotto il numero degli agenti penitenziari, no?
quasi, non quasi, ma a rappresentare una, io non so come definirla, se convinzione, ma certamente un comportamento della Stato a voler dismettere, a voler ridurre questi istituti, non solo rispetto a questo esempio che ho fatto, ma rispetto alla carenza di investimento, alla carenza di cura, allo stato di abbandono in cui versano carceri, dove ci sono certi detenuti, ma c'è anche un personale, funzionari che lavorano in queste condizioni che noi cerchiamo di conoscere usando una bussola, e la bussola che usiamo è l'articolo 3 della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo, quella che vieta i trattamenti, la tortura, i trattamenti inumani e degradanti. Con questa bussola noi cerchiamo di muoverci in un labirinto rispetto al quale però tortura e trattamenti inumani e degradanti sono ovunque. Li abbiamo visti e li vediamo in ogni istituto penitenziario in forme diverse. Sono state raccontate oggi le forme che ha assunto la tortura nel carcere di Cosenza, con le schermature alle finestre, con la condizione di carenza di psicologi. Oggi il presidente Roberto Letera, forse più che avvocato, sembravi un inquisitore, un pubblico ministero, quando ha incalzato il sanitario di turno per cercare di capire se al di là delle 38 ore previste sulla carta lo psicologo ci fosse veramente, e non c'è, e non c'è. E, ma io voglio raccontarvi invece un'altra situazione che mi ha profondamente colpita nel carcere di Vibo Valentia, e ve la racconto perché secondo me aiuta anche a spiegare, a far conoscere la natura di questo istituto, e anche forse a cercare di dipanare quella menzogna e quella falsità che quotidianamente, che costantemente viene raccontata e detta rispetto agli istituti penitenziari. Come di consueto noi iniziamo le nostre visite nelle sezioni di isolamento. Non c'è propriamente una sezione di isolamento Vibo Valentia, ma insomma c'è una parte dove detenuti sono ristretti in celle buie, quasi interrate, piccole, con provvedimenti di vario tipo, insomma è di fatto una sezione di isolamento. In una di queste celle entriamo, lo spazio era particolarmente ristretto, saranno stati, non so, 7-8 metri quadrati, c'erano due detenuti, uno un italiano e un altro un uzbeko. Ci raccontano che l'italiano pochi giorni prima aveva tentato di impiccarsi appendendosi alla finestra di notte. Insomma, un ragazzo anche corpulento, abbastanza grosso. Il suo compagno di cella, l'uzbeko, lo vede e riesce a salvarlo. Riesce a salvarlo sorreggendolo, chiedendo aiuto, un aiuto che arriva solo in ritardo, e quando la gente arriva rimane impalato davanti a questa scena, e l'uzbeko taglia la corda, insomma tira giù questo corpo e lo stende per terra e salva insomma questo ragazzo. Questo uzbeko, Eldron John, è uno scafista. È un ragazzo uzbeko che è fuggito dall'Uzbekistan, dove rischiava la vita, attraverso la Turchia. Insomma, gli hanno detto: guida questa barca, vai, ce l'ha fatta, è arrivato e l'hanno preso. Ha avuto una condanna relativamente lieve, 3 anni e un giorno. Dico questo perché anche la retorica su questa figura, no? Gli scafisti, che noi abbiamo visti, ne abbiamo incontrati tanti in Calabria, io ne ho visti anche tanti in Grecia, anche le carceri greche sono piene di scafisti, magari a differenza che in Italia, in Grecia hanno pene molto molto
molto più lunghe. E ecco, io credo che questa realtà si debba conoscere per quella che è. Chi è detenuto, la complessità, i drammi che ha alle spalle, le condizioni sociali anche da cui provengono, debbono essere conosciute, debbano essere affrontate con strumenti politici di segno completamente diversi, che non siano strumenti politici all'insegna del proibizionismo, perché quello che noi vediamo nelle carceri è frutto di proibizionismo. A fronte di qualsiasi problema si introduce il reato. Noi credo che siamo il paese che al mondo ha più fattispecie di reato, credo decine di migliaia. Dobbiamo proprio uscire da questa logica, che è una logica violenta. Dobbiamo cercare di far rientrare innanzitutto la popolazione detenuta, che ormai sta arrivando di nuovo a un livello di sovraffollamento da Torreggiani. Per farlo serve conoscenza, e io credo che quello che con il viaggio della speranza abbiamo organizzato e continuiamo ad organizzare, ritorneremo, perché non è, come dire, una meteora, un passaggio. Noi diamo continuità a ciò che facciamo, perché è nella durata che c'è la forma delle cose, e vogliamo dare forma con la durata di questo impegno per mutare le condizioni di disumanità, di tortura in cui sono le carceri, per, lo dico sempre intervenendo e lo dico anche questa sera, come diceva Basaglia, chiudere i manicomi, io dico chiudere le carceri aprendole e facendole conoscere. Quindi io ringrazio la Camera Penale, le Camere Penali, l'Unione Camere Penali, l'Ordine, i garanti che ci hanno accompagnati in questo giro. Oggi c'era anche un pubblico ministero, è rimasto solo il procuratore, è rimasto solo con all'inizio del briefing con la direttrice, ma ringrazio soprattutto chi ha voluto, uso un'espressione di Pannella, pagare il biglietto di questa carovana che attraversa l'Italia e magari non solo, questo viaggio della speranza negli istituti penitenziari, con questa opera laica di misericordia del visitare i carcerati, proprio per evitare, come diceva Papa Francesco quando è andato in Grecia, io ho visto le carceri, non ho visto i centri per migranti, ma Papa Francesco quando ha visto i centri per migranti ha detto che in Grecia, che è stata la culla della nostra civiltà, per quello che ha visto nei centri migranti, ma io ho visto le carceri, la nostra civiltà rischia di affondare. Noi ci dobbiamo liberare dal carcere, noi dobbiamo pensare a forme di contenimento di chi è pericoloso per sé e per gli altri, diverse da questi istituti strutturalmente di tortura. Quindi grazie anche a chi si è iscritto, siete stati in molti, con voi, insomma, se volete continuare a salire sul nostro bus, noi ci siamo e andiamo avanti. Grazie. Prima di congelarci, grazie veramente, e prima di congelarci, l'unico modo che so fare per poter salutare la Camera Penale di Paola è perché affinché questa giornata sia la prima di tante in difesa dei diritti, e fino a portarci l'anno prossimo al decennale della scomparsa dell'avvocato e maestro, avvocato Enzo Lo Giudice. E l'unico modo che posso fare nel mio piccolo, che non ho più tanti anni e quindi sono uno studentello ancora, è quello di ricordare l'avvocato Enzo Lo Giudice con un libro. Beh, posso dire che mi ha formato. E il libro Il Giudice senza qualità, e parlava di giudice e cultura della pena. Leggo tre righe. E allora perché tanti errori giudiziari? Punto interrogativo. Forse perché la causa della crisi
non risiede tanto nel sistema delle leggi, quanto nella cultura delle leggi e nel difetto di conoscenza dell'uomo. Il giudice è un uomo, ma è un uomo che resta semplicemente tale, ed è questa la grandezza dell'avvocato del giudice. Il giudice è un uomo che resta semplicemente tale senza la cultura della prova e la cultura della pena. Beh, posso dire grazie, sono giudice. Grazie a tutti.